queste olive buonissime, buonissime. Sì, da Ascoli, ma se è stata Ascoli, no, sì, ma lascia perdere, una cosa Ascoli Piceno, ma guarda, ti giuro, è stata una cosa, mi ricordo, eravamo io, Benigni e Pippo Baudo a mangiare, per esempio, mi ricordo, Ascoli, cosa fanno Ascoli di buono? Ma no, ma lascia perdere, ma poi siamo andati in Abruzzo per una idea. Anche io c'è. No, ma non me lo dire, davvero? Ma sì, quella roba, guarda, roba dell'altro mondo, guarda, proprio. E senti, parlami un po' di. No, ma anche te. Anche te. Ma io suono, te suoni? Suono chitarra, no, chitarra, ma io tantissimo. La chitarra, ma pianoforte, pianoforte, ma pianoforte, ma stiamo parlando, a me mi chiamano il piccolo Mozart, pensa. Accidenti. Ma che schifo questo. Non ti ho fatto pianoforte per un po' di tempo, però. No, ero compagno di Beethoven. Lui, io c'ho parente sordo, io come lui. Insomma, io, lui, poi eravamo io, Mozart, Beethoven. E anche lì Pippo Baudo disse: io ti ho scoperto a Beethoven, lui però non l'aveva sentito. Ma parlami un po' di te, voglio sapere un attimo il tuo pensiero, la tua introspezione, il tuo. Non so se hai saputo l'ultima, insomma, cosa ne pensi anche del fatto che comunque le persone stanno male, vivono nella sua introspezione, nella sua cattiveria. Voglio sapere i tuoi pensieri, voglio sapere chi sei, ma soprattutto da dove vieni e soprattutto dove hai parcheggiato, che non ho trovato posto. Mi ha parcheggiato là. Brava. E voglio sapere come l'hai vissuta questo tuo modo di era con strisce bianche o strisce blu? Perché anche lì lo vedi la differenza, l'abisso. Io sto male. E questo ghiaccio si è sghiacciato. Questa lo sai che cos'è? Questa è la calotta polare che cade, decade, comprime, uccide tutti gli animali del mare. Quel tonno lì, prima era vivo. Come la vivi questo? Pensa a Schopenhauer, pensa a Durkheim, pensa al pensiero della scuola di Francoforte. E niente, non è un pensiero. Ma che vita di merda. Il conto, per favore. Vedo bene, scusa. Niente, tanto non sai leggere. È sempre bello uscire con donne interessanti come te. Non esco, in realtà esco da una storia finita male, no? Non so se sei presente, quelle storie in cui la vedi come un'amica ma non la vuoi lasciare, quindi insomma poi i tuoi occhi mi hanno rapito. La prima volta che ti ho visto mi hanno rapito e niente, insomma. Come. Cosa pensi di fare stasera? Eh? Io ci sono, se vuoi. Non vuoi, eh? Il conto, per favore. Comunque mi sono divertito da morire stasera. Proprio è difficile, è raro che trovo una ragazza con cui c'è questo feel, questa chimica, no? Ma sono contento veramente. Spero di vederti. E, insomma, che fai? Andiamo a fare un giro, ti va? Eh? Sì. Va? Ok. E, per favore, il conto, grazie. Vado a pagare e mi sono dimenticato il portafoglio a casa. L'avrei pagato, però un c'ho portato, cioè se mi riaccompagna poi te li do, facciamo. Paghi del conto, eh? Poi ora mi stanno chiamando, scusa. Pronto? Sì? Arrivo.